Allora, ciao a tutti cagnazzi, credo che inizierò una rubrica che si chiamerà Paese di merda, perché purtroppo l'Italia è veramente un paese di merda, ma non tanto per l'Italia, perché comunque è uno stato, una terra, non è colpa sua, ma per colpa degli italiani che hanno ridotto questa nazione a uno strolo. Vorrei iniziare questa rubrica Italia Paese di merda perché ho visto questo video qui. Parla un prete, era uno dei cardinali al conclave, che difende la Chiesa Cattolica dicendo che in tutte le diocesi ci sarà stato un qualche problema di pedofilia e che però la colpa non è solo dei preti, ma anche dei bambini che cercano sempre affettività, carezze, baci e cose così. Ovviamente chi ha detto una cosa del genere si dovrebbe vergognare, per quanto mi riguarda un bel pestaggio in piazza, che se i bambini cercavano carezze e baci lui si cerca un pestaggio. No. È la stessa cosa. Purtroppo, o per fortuna, siamo comunque l'Italia, per quanti difetti ha, siamo uno stato di diritto ed è giusto che non solo fermi le nostre pulsioni omicide verso certa gente, ma siamo anche noi stessi che dobbiamo controllarci perché la punizione giusta non è quella che ci facciamo, che diamo noi agli altri facendoci giustizia da soli, ma la punizione giusta è quella dello Stato, con tanti difetti, con tanti problemi che ci sono. Ma perché l'Italia è un paese di merda? Perché il popolino adesso inveisce contro questo prete, contro i preti pedofili, eccetera, eccetera, ma non sento nessuno accusare i genitori. Ma come ti permetti? I genitori sono vittime. I genitori non sono vittime, sono complici di questa cosa. Perché quando se a mio figlio, un mio figlio, ma mia sorella, uno dei miei tesori più preziosi che ho nella vita, venisse sfiorato da certa gente di merda. Io il secondo dopo l'ho denunciato alla magistratura. Non vado a parlare col cardinale superiore chiedendo che questo venga spostato, facendolo finire in un'altra diocesi dove questo succederà ad altre persone. È vergognoso che nessuno dica a questi genitori che sono pusillanimi, che sono semplicemente dei vigliacchi e che per fare i buoni, buoni del cazzo, io i buoni non li sopporto. Ho letto un aforisma che mi piace tantissimo. Nessun buono dovrebbe essere lodato se non è capace di fare il cattivo. Ecco, questa è una di quelle situazioni che io disdegno con tutto me stesso perché chi si fa scivolare le cose sopra, chi cerca sempre la conciliazione, chi non denuncia, chi non si accorge di quando le cose vanno male, chi non cerca di cambiarle, per me non è un buono. Non è un buono, è un pigro. Lo chiamerò così, i pigri. Per me i buoni sono i pigri. Quelli che invece sono capaci di fare una cosa magari più forte, che poi denunciare la magistratura non è più forte, sarebbe la normalità. No, questi genitori non denunciano la magistratura perché sempre hanno questa simpatia per la Chiesa, perché vedono la Chiesa come un'istituzione buona e pulita. Allora, per quanto mi riguarda, l'Italia è un paese di merda perché le persone sono così, sono accomodanti nei confronti delle persone o nelle istituzioni che trovano più simpatiche o per le quali simpatizzano. Voi ditemi se vi viene toccato vostro figlio, come vi cazzo vi viene in mente di chiedere semplicemente lo spostamento di questo prete da una diocesi all'altra. È vergognoso. Quindi basta accusare solo i preti, i colpevoli sono anche i genitori, e basta con questo paese di merda, questa rubrica Italia paese di merda, dove se sei simpatizzante per qualcuno lo difendi a prescindere. Senza coscienza, critica, e l'italiano fa schifo per questo, ed è per questo che siamo stati governati per 20 anni da gente che non si meritava nemmeno di conservare per noi una penna stilo o Bic. E invece le abbiamo dato addirittura in mano le chiavi del paese. È proprio una filosofia dell'italiano. Quella di, vabbè, ma quell'amico mio lo posso denunciare? Sì, amico tuo, lo denunci se ha sbagliato. Giusto e sbagliato non dipendono dalle persone, ma dipendono dalle azioni. E questo, io su questo non transigo. Basta. Basta davvero. Basta parlare solo dei preti pedofili, parliamo anche dei genitori che non denunciano. Bisogna cambiare questa mentalità. Certo, io in un video del cazzo con mille di voi, che siete manco mille, vaffanculo, non arriverà nessuno, ma se tanti di noi nei bar, quando parliamo con gli amici, lo diciamo, ecco, forse iniziamo un po' a cambiare questa cultura, noi che siamo i giovani, che formeremo, diciamo, la classe dirigente del domani, dirigente o comunque la classe sociale del domani, se iniziamo dietro di noi già è una piccola cosa. Con un mio video del cazzo spero che almeno qualcuno inizi a fare questi ragionamenti, che i genitori sono complici dei preti pedofili.